Valorizzazione del territorio, riscoperta del centro storico e del borgo Terra Vecchia, rilancio delle eccellenze enogastronomiche e promozione turistica. Grande successo per l'evento tra i più attesi nella città di Sarno, per le birre del borgo, nell'incantevole e magico scenario di Borgo San Matteo, luogo suggestivo tra rampe e viuzze, panorami e vedute. Un percorso con l'obiettivo di far conoscere la storia della città tra luoghi simbolo, siti religiosi, soprattutto coinvolgendo i più giovani. Musica, degustazioni ed insieme storia, cultura, luoghi identitari della comunità sarnese. L'evento ha portato in città numerosi visitatori anche dai comuni limitrofi. Ad organizzare e promuovere la serata il Movimento Il Gallo con Antonio Ascolese, Leonardo Mancusi, Giovanni Agovino e Mario Ingenito, ed a sostenere la kermesse il Comune di Sarno, la Sarno Servizi Integrati, la Proloco e le parrocchie del centro. Contenti perché è tornata la normalità, o quasi è tornata, perché purtroppo per via del Covid siamo stati fermi per 2 anni, infatti l'ultima volta è stata nel 2019. E sì, è una cosa molto bella questa, vedere tante persone, giovani, e valorizzare questo borgo è una cosa che ci emoziona. Movimento Il Gallo, grande collaborazione con tantissime istituzioni del territorio. Noi giochiamo di squadra e vogliamo condividere e fare le cose insieme agli altri, perché essere individualisti non serve a nessuno, e quindi cerchiamo di collaborare, cerchiamo di creare sinergie con le altre istituzioni. Ritorna per le birre del borgo, è un evento di promozione territoriale che parte da giovani. Sì, la seconda edizione dopo lo stop a causa della pandemia. Siamo felici che nonostante il tempo un po' avverso ci sia comunque tantissima gente, è sintomo del fatto che la città vuole eventi del genere, e noi siamo pronti a promuoverli per dare anche un po' di felicità a questo borgo, che comunque è l'unico che ci sta nell'agro e ci fa piacere renderlo sempre migliore, renderlo più vivibile e anche più simpatico agli occhi di tutti. Quali sono gli obiettivi del Movimento Il Gallo? Gli obiettivi del Movimento Il Gallo è promuovere principalmente la cultura e il turismo sul territorio e fare socializzazione. Sono questi i tre obiettivi principali. Quando un'idea parte da giovane ha bisogno del coraggio di investire, voi ce l'avete? Tantissimo, investiamo tantissimo tempo, quindi ci dedichiamo anima e corpo a questa cosa, perché ci crediamo. Com'è vedere il centro storico della città a rivivere? È una cosa, è una sensazione stupenda, ti fa brillare gli occhi, è bellissimo. Come parte quest'idea di farlo proprio qui, questo evento? Rivalorizzare il centro storico è un nostro obiettivo da quando siamo nati. Ragazzi, Sarno è una città bellissima, merita di essere vissuta, conosciuta per tutto ciò che di bello c'è qui, dalla cultura alla cucina a tante altre cose. L'edizione si è avuta subito dopo l'insediamento dell'amministrazione Canfora. L'associazione Il Gallo propose questo progetto che noi a suo tempo accettammo con piacere, e quest'anno diciamo che siamo stati noi, nel momento in cui dovevamo organizzare il calendario sarnese, a chiedere a loro di riproporsi con questo evento, e loro lo hanno preso con immenso piacere. Quando a qualsiasi altro tipo di idea viene portata all'attenzione dell'amministrazione, si cerca di accoglierla con piacere e di dare a loro tutti gli strumenti utili per portare avanti il loro progetto. Soprattutto è con piacere quando viene da giovani come questo gruppo di ragazzi, che nascono come forum dei giovani e che poi, diciamo tra virgolette, non essendo più giovani così come il forum dice da regolamento, hanno avuto l'idea di mettersi insieme per continuare a proporre idee nell'interesse sempre della società, del tessuto sociale ed economico. È stata un'idea di un gruppo di giovani, l'associazione Il Gallo, e che ho invitato ad associarla poi alla festa di San Matteo, o quantomeno ai giorni della festa di San Matteo, o alla Madonna Greca di Montevergine, perché così diventa quella collaborazione per il bene del territorio tra l'associazionismo culturale, la Chiesa e gli enti pubblici, che possono aiutarci a crescere, a far crescere il territorio e le comunità.